Eccoci! Ciao a tutti! Inizia la settimana dopo il dramma di Tokyo. Che è successo a Tokyo? No, niente. Che dramma? Dopo il caos di Tokyo inizia finalmente la nuova settimana con la pausa caffè. Quest'oggi in versione speciale. Scusate, qui sì, versione speciale perché come vedete è partita con la sigla. Diverso tempo di anticipo. Infatti abbiamo tantissima gente che ci sta seguendo, ben 3 persone. Per puro caso. Che ringraziamo. Ti faccio un bel reminder su Facebook? Ma se lo vuoi fare. Comunque, a parte questo, allora. Perché questa pausa caffè alternativa? Perché da quest'oggi iniziamo, continuiamo a fare questi esperimenti di live che abbiamo iniziato venerdì. Matteo, ricordami a che ora avete fatto FIFA 15 venerdì? Dalle 13 alle 15. Che siamo, vabbè, iniziata alle 13:15 per ritardi vari, 2 ore. Ok. Inizia, continuano questi nostri esperimenti live su cui speriamo di avere un po' di feedback da tutti voi, perché comunque ci farebbe piacere sapere cosa ne pensate. E perché infatti quest'oggi alle 15, per questioni di embargo, perché per l'appunto c'è in realtà un embargo su Forza Horizon, alle 15 ci sarà, appena finisce questa pausa caffè, dalle 15 fino più o meno alle 17, 16:30, 17, ci sarà Forza Horizon 2, il long play fatto dal buon Antonio Iodici, che attualmente è di là a giocare, con il gioco finale che ci è arrivato qui in redazione e che funge appunto da road trip fino all'uscita della recensione, che è invece fissata per, se non ricordo male esatto, per giovedì mattina. Questo long play che, come dicevamo, sono una serie di esperimenti che stiamo facendo e che prendono il nome di pausa pranzo, perché ci piace essere alternativi, si andranno poi a regolarizzare nel tempo se effettivamente funziona come formula, per avere 2 long play a settimana giocati qui in redazione. Quindi avrete dalle 13 alle 15 pausa pranzo con un gioco e dalle 15 alle 16 sempre pausa caffè che rimane. In realtà pausa caffè tutti i giorni, pausa pranzo soltanto 2 giorni a settimana per iniziare se funziona, diciamo. Se non funziona, ovvero ci sono poche persone, non ve ne può fregare di meno, non funziona tanto bene, non ci sono i giochi, verrà uccisa come gran parte delle cose che facciamo e non funzionano. Per ora, naturalmente, tutto questo è un in più, non va in sostituzione di nulla, quindi rimangono i long play serali del team di Umberto Brocchieri, Simone Marcocchi, gli Amendola Brothers, Donnarumma, compagnia bella, Parollo e così via. Continuano anche loro i long play, tra l'altro long play anche questi che continuano ad essere potenziati per arrivare ad avere una puntata a sera ogni giorno alle 21, da lunedì al venerdì un long play. Questo è l'obiettivo che stiamo cercando di raggiungere e quindi continuiamo ad aumentare ancora di più. Questo non andrà ad inficiare naturalmente il lavoro sulla super diretta che naturalmente ci sarà, rimarrà con il concetto di una volta a settimana, eccetera eccetera eccetera. Saranno tutta una serie di produzioni in più in parallelo, perché comunque ecco, ci arriva Forza Horizon, abbiamo realizzato che ci sembrava stupido perdere il gioco, perdere la possibilità di avere il gioco in anticipo semplicemente con la super diretta o al massimo con una sala giochi. In questo modo chi vuole lo può vedere tanto, chi non è interessato, vuole un prodotto più piccolo, può vedere la super diretta piuttosto che la sala giochi. Però insomma l'obiettivo è cercare di accontentare un po' tutti, perché non siamo rimasti un po' scottati della copertura di Destiny, che la concorrenza, insomma altri ragazzi hanno fatto un lavoro sicuramente migliore, ed è un peccato non aver fatto altrettanto, non aver fatto qualcosa di più potente. Poi come al solito vedrete voi come andrà a funzionare. Feedback, ragazzi, feedback è la cosa più importante, soprattutto se sono critiche, lo diciamo sempre. Questa settimana, visto che abbiamo parlato di long play, vi confermo che ci saranno i long play tutti i giorni tranne stasera. Si inizierà domani con il DLC di Dark Souls 2, ma in realtà non so se la cosa è slittata, visto che il DLC uscirà una settimana dopo. È stato annunciato quest'oggi che Crown of the Ivory King arriverà con una settimana di ritardo. Credo che il long play sia però confermato, ve lo faremo sapere. Si continua mercoledì con il long play, con un bel long play di Hearthstone, il gioco di carte di Blizzard, con Marcocchi che fa vedere mazzi avanzati, tattiche avanzate. Giovedì e venerdì invece con gli Amendola Brothers FIFA 15 per PlayStation 4, ovviamente la versione finale. Ci siamo. Alla grande, dopo tutte queste informazioni, diciamo, interne di comunicazione. Allora, di che vogliamo chiacchierare oggi, visto che ho parlato adesso ormai per 7 minuti? Parlavamo di Oculus stamattina, Vince. Esatto, perché c'è stato questo evento organizzato da Oculus, che ha approfittato per organizzare questo nuovo prototipo denominato Crash and Bay. Tra le novità più importanti ci stava una maggiore risoluzione degli schermi, una frequenza superiore e il fatto, oltre al peso, è molto più leggero rispetto alle versioni precedenti, ha praticamente quei sensori di riconoscimento del movimento, di motion tracking, anche posti dietro la testa.
Cosa cambia? Questo rende molto più precisi i movimenti a 360 gradi, quindi quando ti sposti, quando ti muovi di spalle, ad esempio, è molto più immersivo. Chi lo ha provato, ho letto diversi articoli di chi ha avuto modo di provare questa nuova versione, dice che è assolutamente un passo gigantesco rispetto al DK2, è molto più immersivo. Resta ancora un po' il problema, chiaramente, dell'effetto zanzariera che si vede a distanza, il famosissimo, dovresti registrare come effetto zanzariera, perché però rende l'idea. Sì, esatto. Effettivamente non l'ho mai registrata, a saperlo, perché so che in tanti l'hanno utilizzato l'effetto zanzariera. Ho letto articoli questa settimana su Project Morpheus da altre parti e diversi parlavano di effetto zanzariera, quindi probabilmente mi devono aver letto. No, perché semplicemente, nonostante la risoluzione maggiore, loro dicono, per avere una visione perfetta come ce l'hai adesso praticamente vedendo il monitor, dovresti avere 8K per ogni occhio, per ciascun occhio, a livello di risoluzione dello schermo, visto che ce li hai così vicini agli occhi. Quindi non è assolutamente non è una cosa che vedremo in breve tempo, considerando anche che con questo aumento di frequenza e questo aumento di risoluzione sono aumentate anche le specifiche tecniche richieste dal computer per far girare chiaramente il gioco. Però questa è la versione più vicina alla Consumer Edition, insomma la versione definitiva, sì, che poi arriverà l'anno prossimo nei negozi. Non si è capito bene se lo distribuiranno tra gli sviluppatori o è soltanto questo prototipo intermedio per dar l'idea, no, di come di si come arriverà. Però diciamo che i feedback sono stati molto molto positivi. Purtroppo ancora resta un minimo di effetto di motion sickness, chiaramente non si capisce bene quale sia esattamente il problema, no? Dov'è che deve andare a sistemare Oculus per azzerare completamente questo difetto, però c'è ancora. Esatto, tra l'altro è interessante vedere come questo prototipo nuovo arriva a pochissimo tempo di distanza dal lavoro fatto con con Samsung? Sì, era con Samsung. VR, esatto, il VR, è interessante vedere come questo prototipo arriva appunto a pochissime settimane di distanza dall'annuncio di quell'altro che non è, cioè ancora non si capisce bene il prototipo un finale come sarà venduto, a dimostrazione del fatto che loro stanno comunque continuando a lavorare su più strade parallele. Io ripeterò fino alla morte che loro, ogni volta che ci siamo ritrovati a parlare, considerano il mobile il settore con reale dove è possibile fare innovazione e dove andrà il futuro, non PC e console. Quindi diciamo probabilmente per loro il com'è che si chiama? Crescent Bay. Sì. Mi viene quello, è il server di World of Warcraft. Crescent Bay. Esatto, e è probabilmente perché loro ovviamente vogliono arrivare con una versione consumer lì dove c'è più potenza a disposizione, perché naturalmente in ambito PC è dove è il massimo della potenza, ma è indubbio che per loro quelli sono tutti passi per andare poi a finire in un ambito in cui tu ti porti appresso il visore e lo usi dove ti pare, non necessariamente collegato a un PC di casa. Bisogna vedere come effettivamente in quanti anni ci si arriverà ad avere quel tipo di lavoro, insomma quel tipo di soluzione, quel tipo di cosa effettiva che puoi andare a utilizzare, soprattutto dal punto di vista di batterie. Per me quello rimarrà il grandissimo problema di questa generazione tecnologica, le batterie. Si devono veramente inventare qualcosa con le batterie. Io credo che l'azienda che troverà le nuove batterie, cioè il nuovo funzionamento delle batterie, sarà il prossimo colosso del mercato mondiale, perché veramente sì, oggi ormai è una tecnologia ultra vecchia, praticamente si vede, è rimasto l'elemento, oggi è veramente l'unico elemento di limitazione, perché tutti i produttori sono costretti a lavorare per cercare di ridurre il consumo di potenza, naturalmente, e questo allo stesso tempo porta a dei blocchi sull'innovazione che effettivamente si può fare a livello di componentistica, perché è normale, se ogni volta che vuoi fare un chip nuovo, il 90% del tempo di design e progettazione lo devi fare su routine che non consumino, naturalmente è sicuramente un gran problema. Da questo punto di vista, ti ho interrotto, forse stavi dicendo ancora per Oculus. No, dicevo semplicemente a loro per la questione mobile interessa molto la standardizzazione del device, nel senso che soprattutto adesso che si comincia a vedere la potenza degli smartphone, giochi che hanno una grafica, insomma, da console praticamente, a loro interessa il fatto che tutti quelli che hanno un iPhone 6, un iPhone 5S, semplicemente
infileranno in un futuro all'interno del loro visore il dispositivo, esatto, senza farsi troppi problemi a livello hardware, a livello di installazioni e cose del genere. Chiaramente, dicevi appunto, c'è il problema della batteria che non è da poco. Secondo me rimane un problema gravissimo dal punto di vista della batteria. Intanto, mentre Matteo spero stia accumulando domande o notizie, sto vedendo, sì. Vi segnalo che siamo usciti quest'oggi, questa mattina, con un pezzo che, cioè, ve lo segnalo, non credo ce ne sia tanto bisogno, ma ve lo segnalo visto come è andato, che è questo articolone, questo specialone scritto dal buon Mattia Comba su Maxwell, su questa, sulla nuova architettura Nvidia, che è alla base delle nuove schede video, in particolare della 980, 970, vabbè, è uscita Stealth nella serie 7. Un articolone che insomma racconta quelle che sono le principali novità di una tecnologia che ha già fatto strappare capelli e peli pubblici a tutto il popolo dei giocatori, dei gamers, per i risultati incredibili da un punto di vista di consumi. La 980 in particolare, ma anche la 970, insomma, lavorano consumando al massimo, a pienissimo carico, 165 watt. Parliamo di consumi che sono, nella stragrande maggioranza dei casi, la metà o un terzo, scusate, tre quarti dei consumi standard. Quindi una riduzione incredibile che riporta finalmente in auge l'ipotesi di avere queste schede anche su macchine, diciamo, su assemblati con alimentatori molto bassi, quindi diciamo, se non fosse per il problema del form factor, anche sui classici shuttle, sui classici insomma computer di piccolissime dimensioni da utilizzare sotto al televisore. Ok, lì abbiamo un problema di form factor importante, però almeno a livello di consumo siamo ritornati a scendere in modo pesante. Poi non vi sto a perdere tempo su tutto, non sto qui a perdere tempo su tutte le feature tecnologiche implementate, tutte le varie sigle e controsigle. Leggete l'articolo in proposito. E già che ci siete potete trovare la nostra recensione della 980 che abbiamo pubblicato invece nel weekend. Seguirà prima o poi anche la recensione della 970 che per il momento non c'è ancora arrivata da Nvidia, ma sicuramente arriverà prima o poi. Comunque un lavoro incredibile quello fatto da Nvidia sulle schede grafiche, è assolutamente encomiabile, non gli si può dire nulla. Altre notizie che stavo leggendo, sono usciti i risultati i numeri del TGS, e in linea come la Gamescom non ha superato il record dell'anno scorso ed è, insomma, sono leggermente inferiori. C'è chi chiaramente ritiene che l'anno scorso il boost sia stato dovuto alle console nuove, quindi quest'anno c'era un po' meno interesse. Invece per quanto riguarda i giochi ho seguito un pochettino soprattutto la questione Vita, visto che era molto delicata, no? Si parlava tanto dei giochi della console che venivano annunciati o meno. Sono stati annunciati tantissimi nuovi giochi per Vita, però tutti chiaramente con target estremamente giapponese. Abbiamo visto un po' di filmati interessanti l'altro giorno. No, ma ci sono, sai, tutti quei generi estremamente dedicati a quel mercato lì. E vabbè, lì si sapeva già, la console vende e vende anche il software, purtroppo nulla di molto interessante per l'Occidente. Grande delusione per, a meno che non me la sono perso io, ma Gravity Rush 2 non si è assolutamente visto in nessun, in nessun filmato, quando l'anno scorso c'era stato quel teaser. Sì. Si vocifera molto che ci sarà questo passaggio, ci potrebbe essere un passaggio addirittura a PS4, di portare Gravity Rush su PS4, visto il flop del primo Gravity Rush a livello di vendite su Vita. E quindi insomma stavano sicuramente lavorando al nuovo capitolo, perché l'anno scorso c'era stato quel filmato. Esatto, era uscita una sorta di indiscrezione filmata, sì. Secondo me a livello di marketing Sony sta riflettendo molto su, cioè sta pianificando come se ucciderlo completamente o se appunto lanciarlo su console casalinga, che potrebbe già avere più senso a livello economico, a livello di mercato loro. Assolutamente, ci può stare assolutamente. Allora facciamo una scandagliata nelle domande arrivate. Allora, domande arrivate su Twitter, ce ne sono fondamentalmente tre. Vai. Allora, con l'hashtag pausa caffè, io ho aperto sia pausa caffè che super diretta, entrambi. Con l'hashtag pausa caffè abbiamo, mi sembra di vederne solo una, ce la fa As Sora, che ci chiede se qualcuno di noi parteciperà al server test di Dragon Ball Xenoverse. Qualcuno di noi qui non credo. Qui non credo. All'esterno? Probabilmente un redattore, quasi sicuramente lo seguirà per forza. Sì, probabile. Così qui da noi sicuramente no. Mentre andando invece hashtag super diretta, Marcus fa due domande. Vai. Ne fa una a te e chiede: Vincenzo, cosa ne pensi di Star Wars Battlefront?
che cosa ti aspetti soprattutto, perché più che ne pensi, cosa ti aspetti? No, siamo qui, credo non sono l'unico a essere molto interessato sul gioco, perché i primi due Battlefront erano molto interessanti ed è molto curioso vedere insomma nelle mani di chi è il nuovo progetto, considerando che il primo Battlefront era proprio ispirato a Battlefield. Gli sviluppatori si ispirano proprio a Battlefield per realizzare i primi due capitoli, quindi sarà interessante vedere il progetto nelle mani degli sviluppatori di Battlefield. E purtroppo non si è visto niente dopo quei concept video delle tre, sì, zero. Vediamo, sono molto, sono anche abbastanza ottimista, perché c'è molto hype e una grossa responsabilità da parte degli sviluppatori, visto che questi sono in assoluto i primi videogiochi a far parte del canone ufficiale nuovo di Star Wars, visto che l'universo espanso che è stato creato finora adesso non è più canon. Ma uscirà nel 2015. Io sono convinto che uscirà in concomitanza col sarà il gioco dell'autunno del prossimo anno. Tu quindi pensiamo che non ci sarà un Battlefield 4, sì, ci sarà un Star Wars Battlefield. Considerato tra l'altro che Hardline esce inizio il prossimo anno, sono molto convinto che non facciano Battlefield Hardline a febbraio, a ottobre Battlefield 5 e a novembre Star Wars Battlefront. Quindi salta a quindi due ti aspetti, anni ti aspetti un posticipo, insomma, perché comunque loro ufficialmente di Battlefront. Ma un posticipo di che? Perché loro ufficialmente l'avevano annunciato per l'estate, visto che per l'estate sembra un po' improbabile. Beh, l'estate praticamente l'estate è fino al 21 settembre, Sì. Beh, fino al 21 non troverei il realistico un'uscita al 18 e poi a novembre Battlefield 5. No. Per me Battlefield 5 non esce l'anno prossimo. Per me l'anno prossimo Battlefield Hardlines e Battlefield Hardline, vabbè, è 2015, però sarebbe stato però esce l'anno prossimo, esce l'anno prossimo. E cioè il fatto che abbiano potuto slittarlo, cioè Hardlines doveva uscire quest'anno, e il fatto che loro abbiano deciso di slittarlo perché vuol dire che sapevano che l'anno prossimo non sarebbe uscito un Battlefield, altrimenti non l'avrebbero mai slittato, perché fai esci con poi il rischio in sei mesi di far uscito il Battlefield, è troppo rischioso, questa non avrebbe senso assolutamente. Poi io mi rispondo alla domanda di Marcus, che mi chiede come vedo The Order. Io The Order l'ho visto brevemente a Los Angeles, una demo corta di 5 minuti massimo, e non era la demo quella con la scena quasi horror, diciamo, era una semplice sparatoria in mezzo ai veicoli, e le meccaniche erano quelle iper standard di uno sparatutto in terza persona con le coperture. A parte una grafica bellissima, era molto molto bello graficamente, con o senza bande, insomma il look cinematografico c'era il famoso graficone, però quel poco che ho visto era una roba molto molto normale, ecco, non era una demo molto, molto importante per farci vedere le peculiarità del gioco, grafica a parte. Quindi vedremo, si è visto qualcos'altro dopo, però da qui a non mi aspetto, ecco, da quello che ho visto non mi aspetto il gioco che andrà a ridefinire il genere degli sparatutti in terza persona. Mi aspetto un gran bel gioco, però da qui a stabilire se sarà un qualcosa che segnerà un cambiamento importante per il genere non credo, però sarò ben felice di dire a febbraio non ci avevo preso, ecco. Però insomma, grafica a parte, non posso trarre un giudizio di merito sul gioco importante. Ne approfitto, Vince, vediamo quanto ti riesco a beccare in flagrante. Chiedeva a Fer, ho visto nella chat generale su Twitch che stanno chiacchierando, bello perché stanno facendo anche una belle discussioni su tutto, chiedeva qual era il super annuncio che doveva fare Sony il 21. Alla fine quale diavolo è stato questo super annuncio? Secondo me, da quello che ho capito, non c'è stato. Cioè, io ho seguito un po', ripeto, i canali per via, perché aspettavo di... Cioè si vociferava di questo nuovo gioco potente per Vita, tanto atteso, eccetera, eccetera. Tutti quanti scommettevano i loro soldi su Gravity Rush. E non c'è stato. Però non c'è stato. Quindi, Quindi probabilmente non c'è stato nessun annuncio importante ufficiale in proposito. Sì, c'è stato, ma evidentemente non è abbastanza importante per noi, esatto, capito? Che è probabile anche quello, assolutamente. Ne approfitto però, mentre se voi accumulate un altro po' di notizie, un altro po' di domande, così da non fare le scene dei fessi, silenzi imbarazzanti. Esatto, silenzi imbarazzanti. Ne approfitto però perché sono uscite nel weekend, stanotte, una serie di indiscrezioni su GTA. Ma pensavo che era uscito a parte The Happening volume 2 con cui ci chiudiamo Rise la cosa caffè. Rise of the Leaks, di cui chiacchiereremo negli ultimi due minuti. No, è interessante il fatto che...
sono uscite una serie di indiscrezioni su GTA 5 Next Gen e PC, immediatamente ritirate poi, cioè sono uscita questa pagina con tutta questa serie di informazioni che poi sono stata cancellata, il che conferma fondamentalmente queste indiscrezioni, e lì in mezzo ce ne sono un paio, due, tre molto interessanti. La prima, che era abbastanza scontata, che verrà consentito l'upgrade dell'account, cioè chi sta giocando su 360 quando si compra quella Xbox One e sembra anche incrociato come nel caso di Diablo o quella PS4 potrà portare il proprio account. Ovviamente sembrerebbe esserci anche una qualche forma di promozione per chi possiede la versione old gen, magari una scontistica o dei bonus, tipo leggevo che ti daranno della roba per GTA Online se hai già giocato alla versione 360 o PS3. Più sembrerebbe esserci sulla versione PC un editor dei video super avanzato che permetterebbe di fare proprio cortometraggi, lungometraggi, quindi una cosa molto figa per poter andare a fare l'editing dei video fatti con GTA 5. E ultima cosa, ma assolutamente non per importanza, sembra essere stata confermata la visuale in prima persona. Sembrerebbe aver messo la visuale in prima persona sia nei veicoli, quindi con la vista dei cruscotti e così via, sia a piedi, cioè sembrerebbe esserci la possibilità di giocare a GTA 5 in prima persona, quindi con l'arma sullo schermo e proprio in prima persona come un qualsiasi FPS. Poi un sacco di altre cose minori, gli animali aggiunti, vabbè, modalità di gioco, bla 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 bla. Però è molto interessante perché, insomma, sembra che stiano lavorando anche per mettere, cioè che non sia un mero porting da 360 PS3 a PS4, Xbox One e PC, ma che invece ci stiano lavorando sopra in modo importante. Gaming Addiction ti fa una domanda, amico Quakeman. Non pensi che per Microsoft sia un po' controproducente far uscire nel giro di pochi mesi 3 esclusivo, ovvero Forza Horizon 2, Sunset Overdrive e la collection di Halo? Non è che i titoli potrebbero darsi un po' fastidio a vicenda? Teoricamente no, perché l'obiettivo è naturalmente colpire 3 target diversi. Sono tragedie diversissime. Gioco di guida, un FPS e un gioco free roaming. FPS con la beta di Halo 5. Con la beta di Halo 5. Sicuramente fra i 3, se dovessi buttare i miei soldi, penso che The Master Chief Collection sia quello che venderà di più. Anche molto più di Forza Horizon, soprattutto in America. Detto questo, molto meglio fare 3 giochi insieme che non fare niente come il resto dell'anno. Poi certo sarebbe bellissimo se facessero un'esclusiva a febbraio, un'esclusiva a giugno, un'esclusiva a novembre, però è evidente che non riescono a stare dietro a questa timeline. C'è anche Ori tra parentesi. Sì, vabbè, quelli però sono titoli secondari, non li calcolo, i titoli digital e così via, non per criticare la qualità del gioco, perché è un'altra fascia, esatto, è completamente un altro discorso. Io sono sempre uno che preferisce, cioè a me serve, piacerebbe vedere un lavoro di fino sulle uscite. Il pensiero che chiudiamo con, penso sia Sunset l'ultimo uscire al 30 novembre, tipo una cosa del non genere. Non esce ora Sunset Overdrive? No, ora esce Forza. Ora c'è Forza, poi c'è Halo, mi pare il 4 novembre. Ti faccio un check. Secondo aspetta. Me l'ultimo è Sunset tipo al 30 novembre, al 27 novembre, una cosa del genere. Certo, rimango come al solito interdetto per scelte di Microsoft che poi da 31 ottobre Sunset Overdrive. Ah, allora è ultimo è Halo, perché Halo quando esce? Halo. Il 15 novembre? Halo The Master Chief Collection 14 novembre. Ok. Allora, rimango molto interdetto che dal 14 novembre fino al non si sa quando non uscirà più niente. Penso il prossimo sia Fable, ma di cui ancora non c'è una data d'uscita se non ricordo male, e mi stupisce più quella cosa lì, e secondo me è un grande sbaglio di mercato, perché poi lascia totale campo aperto alla concorrenza. Noi riportiamo un 2014, quindi di Fable. Mi sembra che sia l'anno prossimo. E quindi su questa base secondo me è molto sbagliato. Certo è che sono 3 titoli che comunque non si pestano i piedi a vicenda, sono 3 esclusive, se uno vuole se ne compra uno al mese e ci arriva a Natale. C'è da dire che però che per Natale è una scelta. Per Natale ci sono le esclusive più tutti i multipiattaforma che comunque vanno a intasare. Sì, che quest'anno non sono poi neanche così tanti. Comunque abbiamo i soliti nomi, tranne la roba Ubisoft, i fi calcistici, Call of Duty. Comunque le spese grosse ci sono, quindi uscire con 4, cioè arrivare anche a dicembre con un gioco quando c'è comunque tantissima concorrenza è meglio fermarsi prima, forse. No, quello che ho notato è che c'è stata una grandissima ripresa dei titoli di guida, che veramente nell'arco di 3 mesi esce di tutto, perché esce Drive Club, Forza, ma perché c'è stata tanta attenzione sui titoli, quelli che escono, i super simulativi, esatto, Project Cars, Assetto Simulazione, grande Assetto Corsa, tanta gente ha sviluppato il gioco, è quello. Sono più stupito di questo fatto che veramente in 6 mesi escono 6 titoli di guida. È vero che alcuni sono solo PC, PS4, Xbox One, però resta il dato di fatto che
c'è tantissima scelta condensata in 6 mesi per i titoli di guida, quelli probabilmente li avrei veramente diluiti. Poi diluiti l'anno meglio. Nuovo esce la Formula 1 Next Gen, poi esce il prossimo anno pure la Formula 1 Next Gen, assolutamente. Quindi insomma c'è un sacco, c'è tantissima roba, bisogna vedere. Sicuramente vedo con più preoccupazione il febbraio fatto da The Order, The Witcher e non mi ricordo che altro. Febbraio, cioè, un febbraio critico piuttosto che il classico scorpacciato di Natale, che anzi quest'anno si libera fondamentalmente. Comunque, a Natale non è che sia stato, cioè, il mese di dicembre rispetto al novembre ottobre ha sempre avuto meno uscite. Sì, no, dico poi comunque questo Natale soprattutto arriva tra l'altro meno roba rispetto al solito, perché per esempio il Battlefield è saltato, sì. E già quello comunque è un titolo grosso in meno. Ecco Hardline a febbraio. Esatto, Hardline sicuro a febbraio, insomma. C'è un sacco di roba, cioè, scusate, chiudo una finestra. C'è un sacco di roba, però come al solito ci sono margini, assolutamente. Poi Matthew, vedevo che era partito il dibattito sulla presa per il culo di, come cazzo si chiama, dato e mi assumo sempre, riguardo questo problema tra virgolette, problema delle uscite a febbraio. Sempre Marcus attivissimo chiede: a febbraio c'è anche Bloodborne. Anche Bloodborne può slittare The Order a marzo? Ne avevamo già parlato di questa cosa con Tanzen. Non credo, perché sinceramente mi stupirebbe questa cosa qui. Certo, anche quella è una scelta un po' anomala, far uscire due titoloni del genere a 2 settimane, a 10 giorni di distanza. Non lo so, certo quel febbraio lì sarà drammatico, sarà veramente drammatico. Allora, rispondo al volo a Moioli e Trash. Moioli e Trash e Vincenzo e Rock. Che chiede se i portieri di FIFA 15 sono peggiorati dalla versione demo alla versione definitiva. Non l'avete visto voi. Noi abbiamo giocato 2 ore velocemente. Non abbiamo, almeno per quello che ho potuto vedere, visto tante papere rispetto a quelle della demo. Quindi tendenzialmente ti direi di sì. Però, come giusto che sia, aspetta la recensione, in modo che potrai avere la risposta, quella vera. Noi in 2 ore papere con i tiri a 2 all'ora centrali non le abbiamo mai viste, abbiamo fatto anche diversi gol, quindi in teoria direi che sono migliorati, però aspetta qualche giorno, perché a breve, se non erro, arriverà la recensione di FIFA 15. Ok, scaliamo con, vediamo se c'è qualcos'altro. Tu, amico Vincenzo, hai visto qualcosa di interessante? No, stavo cercando questo fantomatico annuncio del 21, ma internet mi conferma che non c'è stato nessun annuncio. No, tra l'altro stavo pensando al fatto di prima, di Gravity Rush, che potrebbe andare su PS4, e c'è il discorso che Sony aveva confermato che non sta facendo più giochi big budget per PS Vita, esclusivi per PS Vita, quindi questo potrebbe essere un ulteriore. E cioè, secondo te, quindi immagino Gravity Rush 2 che sia su PlayStation 4? Potrebbe essere, io spero che non sia solo su PlayStation, cioè potrebbe essere un multipiattaforma PlayStation 4, PlayStation Vita. E secondo me è molto probabile che arrivi su PlayStation 4. Piuttosto che una, cioè se hanno intenzione di portarlo solo su PlayStation 4, secondo me ci si può aspettare una riedizione su PS4 del primo. Ok. E te la buttano lì così. Ok. Non lo so, sicuramente. No, io sì, se dovessi buttare i miei soldi, penso a che l'1 ce lo scordiamo su PS4, credo al 2 soltanto su PS4. Cioè Vita tramite crossplay lì, come si chiama, in streaming, diciamo. Però non lo so, perché per loro quello è un titolo big budget, Gravity Rush. Per il mercato, cioè per Vita, per sì, Vita, per Vita sì. Okay. No, tra le news vedevo Iron Warriors che è andato a palla di cannone in Inghilterra a livello di vendite, ma questo era prevedibile, che comunque vendesse abbastanza Zelda Iron Warriors. Beh, soprattutto per quel mercato lì. È proprio in Inghilterra. Ah, cioè, in Inghilterra ha venduto? Sì. Ah, non ho visto, sono usciti i risultati? Com'è andato? È secondo dopo Destiny. Che miseria. Ah no, invece non ci avrei scommesso niente lì, assolutamente proprio. Non pensavo. No, vabbè, più che altro sì, cioè gli utenti Wii U non è che abbiano tutta questa selezione di giochi da cui scegliere, e comunque Zelda è un franchise che al fan Nintendo attira parecchio, nonostante questo sia, capito? Sì.
Leggevo adesso, ci sono un po' di cose fantastiche che ci sono, un sacco si è aperto sul forum di Bungie, è scoppiata la mega polemica perché un sacco di giocatori che sono riusciti a completare il raid, quello la volta di vetro. Che sono o non sono riusciti? Sono riusciti, quei pochissimi giocatori che sono riusciti a completarlo, che a quanto pare c'è un mega bug che alla fine non ricevi il loot. Boh. E ci sta questo topic sul forum ufficiale di Bungie. È una sorta di zona di rispone incredibile. Sì, vabbè, quello ormai l'hanno detto in tutte le salse. No, ma ce n'è una fantastica. Sta proprio all'inizio in Russia, ti metti davanti sì, a una sì, grotta, la caverna. Fare sì, ormai da tanto che se ne parla. Da su un paio di giorni. Super top. Si trovano un sacco di cose, ragazzi, andateci. Lo linkava anche a news, magari forse faranno una bella notiziola per rendervi edotti su come beccare un casino di engrammi di tutti i tipi. Poi? Poi, vediamo. Con che mi stupisci? Io con cosa ti stupisco? Ah, vabbè, oggi il nostro buon Tagliaferri ci ha reso edotti su due novità dal fantastico mondo dello strano di internet. Dalla Cina in questo caso, non so se vogliamo chiudere insieme alla Rise of the Leaks, visto che sono cose che si abbinano oppure no. Fammi sentire, sì, perché cosa si abbina con che? Con il in Cina donare sperma diventa un videogioco, okay. Si abbina con Rise of the Leaks. Quello lì è, però fa parte delle notizie nostre. Delle stranezze di Simone. Fantastico. E vabbè, quindi ci sono... Ho dimenticato di raccontarvi, io sono stato a Milano per il Game Over questi giorni e c'erano diversi... C'era musica, bar, sì, anche quello. C'erano diverse postazioni di giochi indipendenti italiani. E praticamente c'era il nuovo gioco. C'era il nuovo gioco del. Pensavo c'era uno da Saki Baby. C'era il nuovo gioco degli autori di Grezzo 2. Sì. E, che conoscerete tutti quanti, chiaramente. Sì. Grezzo 2 ed è un picchiaduro che punta a praticamente superare in qualità Mortal Kombat e Street Fighter. E si chiama Botte e Bamba 2 Turbo. Botte e Bamba? Botte e Bamba 2 Turbo. È il gioco di tutti i tempi. Cercatelo su YouTube. Eccolo, cercate il trailer su YouTube di Botte e Bamba 2 Turbo. Perché ha fatto questo match Marco Columbro contro Marco Columbro, perché era il primo è l'unico personaggio fatto. Ma devi fare il codice per immagino con i diritti poi di Marco Columbro. Assolutamente sì. Ambientato tipo nello scenario del con la musica di ok il prezzo è giusto. Ma ambientato nello scenario nella sala di chi vuole essere milionario. Mamma mia, però veramente un trash, ragazzi. Fuori di testa totale. Super partitoni a Botte e Bamba 2. Botte e Bamba. Mamma mia. Altre cose degne di nota? Non lo so, ho bevuto troppo. Hai beccato i nostri lettori? No, lì era pieno di sviluppatori. Sì, conosceva appassionati lettori. Mi hai detto, ma hai mandato il messaggino: è pieno di sviluppatori e di figa. Ma hai scritto, non so con chi andare dei due. Ma io Grezzo 2 che è un FPS, però. No, perché questo è Grezzo 2. È Grezzo 2. Il picchiaduro è Botte e Bamba. Ah, così e basta. E dicevo, non hai beccato i nostri lettori? No, non mi è capitato di. Cioè, probabilmente c'erano, ma non mi hanno visto. No, anche perché io sono arrivato. La sera, più che altro per la serata musicale. Sai che c'è un NDA su Botte e Bamba 2 Turbo, perché YouTube non lo trova, non potevi parlarne. E invece hai visto, volevo chiudere con questo prima di commentare The Fappening e poi concludere presto questa... contro Enzo Biagi, di concludere questa pausa caffè prima del solito. Hai visto, hanno annunciato, United Front Games ha annunciato il nuovo gioco. Qual è? Triad Wars, Triad Wars. Ah, il nome di una Sleeping Dogs, quelli di Sleeping Dogs. Hanno cioè, sarà solo PC online. Solo PC, solo online. Che ne dici? Niente single player e niente console. Probabilmente un free to play. No, probabilmente un free to play, probabilmente solo online. Un altro, come si chiamava quello? Un altro APB. Un altro, potrebbe essere un altro APB. Speriamo di no. Perché comunque Sleeping Dogs aveva. A me era piacicchiato, l'avevo recensito, aveva alcune cose molto molto interessanti. Speravi quindi in un 2? Non speravo in un 2 andando a sistemare tutti quei difetti che ce n'erano del primo. Però ok, non ti sento convintissimo della non questione. Troppo, però mi riservo anche qui di dire non ci avevo preso al momento dell'uscita. Allora. E quindi chiudiamo Botte e Bamba 2 Turbo, è bellissimo. Sto vedendo il come si chiama? La schermata d'inizio. Botte e Bamba 2 è un misto tra i caratteri di Street Fighter e quello di Mortal Kombat, è bellissimo. Tra l'altro comunque tutti infatti confermano il fatto che non ti si avvicinano perché incuti timore. Quindi c'erano tantissimi nostri lettori, ma nessuno ti ha avvicinato perché avevano tutti timore di te.
Allora, commentiamo, chiudiamo questi ultimi 3 minuti che vorrei finire a 40 oggi. Di cosa ridi? Sto vedendo i personaggi di botta e bamba. Concludiamo con Matteo, concludiamo con gli ultimi 3 minuti di commento su The Fappening 2 Rise of the Leaks. Beh, un bel seguito. È un bel seguito. Ha corretto tutte le criticità del primo episodio. E si vabbè, non è un videogioco però. Lo so. Beh, cioè, ci sono alcune cose interessanti, via. Però diciamo che il pezzo forte è stato... Conferma sempre Jennifer Lawrence, pezzo forte come pezzo il primo. Forte, sì, Jennifer Lawrence continua a mostrarsi con grande gioia al pubblico. E altri pezzi forti questa puntata? C'è qualcosina di Rihanna, ma insomma poca roba. Poca roba degna di nota. Io posso segnalare che ci sono un paio di foto nuove di Scarlett Johansson che ma proseguono... Ma anche qui però. Sì, poca roba, perché proseguono la serie, quella che già mi ha fotografato in bagno, quindi c'è poca sostanza... E, ah no, ci sta, no, altro che, ci sta una in grandissimo spolvero che a me piace, Vanessa Hudgens o Hudgens o come la vuoi chiamare, sì, è carina, in grandissimo spolvero, una morettina molto carina. Confermiamo anche da questo punto di vista The Fappening. Purtroppo per Vincenzo, tu Vincenzo invece non hai trovato nessuno di tuo interesse. Super botte e bamba, no, botte e bamba 2, non lo trovavo così. Vincenzo, dicevo, tu confermi che non c'era nessuno di tuo interesse? No, esatto. The Fappening 2. Vincenzo sta aspettando The Fappening 3, lo spin-off basato sugli attori di Hollywood piuttosto che sulle attrici, no, mi dicevi? Gli attori over 60, però, eh? Esatto. Allora, detto questo, concludiamo prima del previsto questa cosa caffè, abbiamo discusso di quello che c'era in merito, delle cose più interessanti. Allora, vi ricordo... Tra una ventina di minuti scarsi, la pausa pranzo in ritardo dopo la pausa caffè, insomma un incrocio di coincidenze, di mangiare, di pause, e, con Forza Horizon 2, la versione finale di Forza Horizon 2, e dopodiché domani sempre pausa caffè alle 15, long play, e poi proseguiranno, insomma seguite la scaletta che trovate su multiplayer.it/diretta, perché è super aggiornata e ne potete tenere conto assolutamente. Quindi grazie per averci seguito anche quest'oggi. Grazie a voi. Statevi bene. Ciao. Bella.